Eccoci qua, buongiorno, ben ritrovati. Eravamo presenti la vigilia di Natale e siamo presenti anche il giorno di Capodanno, l'ultimo giorno di dicembre, appunto, quello che segnerà il passaggio dal 2022 al 2023. Vedremo poi come sarà il 2023. Quindi, benvenuti a tutti coloro i quali ci seguono. Questa sarà una puntata più che altro così per salutarci nel 2022. E così farci gli auguri, no? Perché novità ce ne sono davvero poche, forse due o tre. È chiaro che poi con queste feste gli scambi sono un po' andati a rilento, quindi novità ce ne sono poche, però ci sono sempre delle cose interessanti da seguire, da vedere, cose su cui magari state anche così pensando, per cui ecco, andiamo avanti. Oggi sono da solo, perché sono tutti a sciare, ovviamente. Trova una ragazza il 31 di dicembre che venga a darti una mano, cioè è impensabile. Sono tutte a sciare, a imbellettarsi, a provare. Ho chiesto a amici, parenti, mogli, zii, cugini, niente, nessuno, non c'è una donna disponibile. Il 31 dicembre non c'è una signora disponibile a darci una mano. Quindi oggi vi vedete gli orologi sulle mie manacce, con le mie manacce pelose, brutte, che vabbè, speriamo sia solo per questa volta. Prima di cominciare, consueti raccomandamenti, il telefono è a vostra disposizione per le informazioni. Noi saremo chiusi domani e dopodomani, poi da martedì 3 saremo di nuovo in negozio, quindi operativi. E siamo disponibili al ritiro del vostro usato, queste cose le sapete. Per cui qualsiasi cosa vi possa interessare e abbiate qualche orologio a proporci in cambio, ben venga, il 345-8249-357 è a vostra disposizione. Prima di cominciare, salutiamo quelli che comunque ancora mi danno una mano, Roberto e Giancarlo alla regia e alla camera, che non mi hanno abbandonato nemmeno il giorno di Capodanno, il giorno di Capodanno. Le donne invece sono sparite tutte. Facciamo vedere il primo orologio di questa serie, che è un orologio che abbiamo già visto, che era il Seiko S, 240 era la richiesta, poi insomma un po' trattabili lo sono. Questo mi pare abbia un listino di boh, o 280 320, non mi ricordo. È un diver, con questo bel quadrante arancione, l'orologio è nuovo praticamente, è scatola garanzia, c'è tutto. È un 42 mm come dimensione, zaffiro il vetro, poi interamente in acciaio. Abbiamo anche il lato B con l'oblò trasparente, che ci lascia vedere quello che è il movimento. Vedete che i particolari sono proprio da orologio nuovo, no? Non c'è una riga, non c'è un segno, nemmeno nei punti così nevralgici dell'orologio, che di solito sono la chiusura. Questo è il punto proprio nevralgico, dove quando un orologio usato si vede subito, si vede subito. Per cui 2,40 la richiesta. E se vi interessa, chiamate, ritiramelo, grazie. Adesso io qua poi spero di avere, che poi non sono nemmeno tanto abituato io a lavorare così, quindi dovete avere pazienza, dovete avere pazienza. Oggi è così. Cercherò di andare più veloce che posso, compatibilmente con, perché adesso io praticamente devo battere il corner, andarci a dar di testa, correre a rimediare al contrattacco, cioè devo fare tutto io, devo fare tutto io. Di questo, che è un Baumercier scatola garanzia a carica manuale con cassa in oro, avevamo chiesto mi pare 800 euro, confermiamo, un 34 mm. È un elegante dress watch con questa cassa gradini, anche abbastanza diciamo importante, pesante se vogliamo, sarà 12 grammi solo la cassa. Un bel quadrante bianco smalto, queste lancette a foglia, i secondi al 6, col contatorino profilato, col contatorino profilato, e poi abbiamo il fondello che vedete è a pressione, non è diciamo avvitato. Il cinturino non me lo guardate, è inguardabile, da cambiare, lo cambieremo, nessun problema. 800 euro, c'è la scatola garanzia, un carica manuale. A me dispiaceva poi fonderlo, perché poi anche fondendolo recuperiamo davvero poco meno, però insomma il suo perché ce l'ha questo orologino dress watch, anche magari così da regalarsi, no? Perché quando ci cambiamo il cinturino davvero torna nuovo.
Il vetro minerale, anche questo ritiriamolo, ritiriamolo. Poi c'era sempre andando avanti su quelli che sono, no, torniamo magari su qualcosa di sportivo. C'era il Kaki, lo ricordo, il Kaki quello grande, quello 42 mm, 6,45 il listino, e qua mi pare avessimo cercato, chiesto meglio, cosa abbiamo chiesto? Mi pare 4,80, 4,80 ancora, dai, confermiamo i 4,80. È un automatico Kaki, 42 mm di diametro, quindi molto grande, una bella coronciona. Militare inquadrante a cifre arabe verticali, fondo nero, contrasto della grafica bianca, quindi leggibilità garantita assoluta, direi. Anche le lancette di tipo Index sono belle, sono interessate. Adesso vedo di fare come fanno le aiutanti, di cercare di eliminare i riflessi, spostando leggermente l'orologio, ma non è facile, non è facile. Comunque si vede abbastanza bene, devo dire. Questo vedete che le condizioni sono pari a nuovo, vi mostro i particolari del bracciale, che sono un po' quelli che danno che sono la prova del 9 riguardo lo stato di conservazione. Questo è un usato, io ve lo vendo come usato, ma in realtà è nuovo. Questo è di nuovo un orologio che ha un ottimo rapporto qualità-prezzo della Ebito. Ritiriamolo anche questo. Questo invece è un pezzo dedicato agli appassionati di vintage, della bella orologeria del secolo scorso, del Novecento. Qui siamo a metà degli anni 50, e questo è un Omega, con i secondi, no, forse anche prima qua, attenzione, qui siamo anche negli anni 40, con 34 mm come diametro, con un bel quadrante Guilloché, e qui c'era un tentativo dell'Omega di così ricopiare un po', se vogliamo, la cassa Oyster che era appena uscita di Rolex, no? Per andare verso un orologio più sportivo, più fisicato, più robusto, perché si doveva trasmettere l'idea di robustezza all'epoca, dell'orologio da polso. Ancora negli anni 40 c'era tanta gente che era legata, o meglio, era più tranquilla ad avere l'orologio da tasca che non quello da polso, perché insomma l'orologio era una cosa prestigiosa e fragile, e fragile. E quindi i produttori dovevano trasmettere alla clientela una certa sicurezza, no? Usate pure l'orologio da polso perché non succede niente, è robusto, eccetera. Quindi casse più grandi, più importanti, addirittura impermeabili, eccetera. Non tralasciando comunque il lato estetico, vedete questo quadrante magnifico con la finitura Guilloché nella parte, diciamo, periferica del quadrante, dove abbiamo le cifre arabe alternate, applicate e dorate. Qui la richiesta era, mi pare, 9,50, è un 50, del 52, questo esattamente, del 1952, dai secondi centrali riportati. Questo è un mega, direi storico, che testimonia proprio la qualità di Omega, la grandezza di questa casa, che pensate è stata fondata nel 1848 e ancora oggi è presente sulle vetrine dei più importanti negozi in tutta Italia, ma in tutto il mondo, direi, in tutto il mondo come marchio. Anche qui il cinturino, se vogliamo, lo cambiamo, cinturino, se vogliamo, lo cambiamo. Ecco, che sono riuscito a metterlo alla rovescia, eccolo qua, bello. Questo, ripeto, è un pezzo per chi ama il vintage. Ritiriamolo, ritiriamolo. Poi c'era questo Hamilton invece, questo era aveva un nome particolare, questo è il subacqueo, adesso non mi ricordo come si chiama, costa 9,95 di listino. E qui avevamo fatto più o meno, mi pare, adesso lo vedo il prezzo, dai, intanto fai vedere l'orologio. Fai vedere l'orologio, è un 42 mm, vedete, è l'impostazione chiaramente da diver che ha, sia nella cassa, nella lunetta, che tra l'altro è la ceramica, è girevole unidirezionale. E qui mi pare fossimo sulle 9,95 il listino. Che faccio qua? 5,90, 5,80, dai, 5,90, scrivi 5,90. È nuovo, è nuovo, scatola garanzia. Acciaio la cassa, automatico, un quadrante con indicazione anche delle 24 ore che non guastano, zaffiro il vetro, non ha la data questo, ma vabbè, ma questo è un orologio che si presta ad un utilizzo piuttosto sportivo, spartano.
è un impermeabile a 200 metri, insomma, dai, Coronavite, non è certo un orologio. Vedete il cinturino anche in caucciù, che lo rende assolutamente adatto ad essere utilizzato in acqua. Magari sarà un orologio che ci godremo poi quest'estate, questo, no? Quando avremo anche bisogno degli orologi da portare in vacanza, portare al mare. Questo è così il fondello, il lato B, vedete, serrato a vite, serrato a vite. E beh, Hamilton, torno a dire, è una casa che è un marchio che ci garantisce davvero un ottimo rapporto qualità-prezzo. Alla fine questo orologio costa nemmeno 1000 euro di listino, ma c'è tanta qualità, c'è davvero tanta qualità. Ritiriamolo anche questo, ritiriamolo anche questo. Poi avevamo, sempre proseguendo così nel campo del dress watch, il flagship, questo è interessante. Qui sono orologi questi per cui io chiedo 1450, che direi è quasi un prezzo politico, una richiesta, un prezzo politico, perché poi in realtà valgono molto di più. Flagship è un automatico con cassa in oro, 34 mm il diametro, e sono orologi che poi alla fine, davvero, se andiamo a smontarli, ad esaminarli, non hanno niente da invidiare a pari epoca, a pari età di insomma più gettonati, no? Più con il nome più altisonante. Longines era una grande casa lungo tutto il Novecento, poi vabbè, è stata un po' bistrattata quando il marchio è stato acquistato verso la fine degli anni Ottanta dal primo gruppo finanziario, che poi questi gruppi finanziari io li paragono a certi squali, no? Che stanno lì in attesa di qualche animale ferito, o meglio, non squali, perché gli squali veramente vanno dietro agli animali sani. Chi sono gli animali? I condori, gli avvoltoi, che stanno in attesa quando vedono un animale morente, ferito, eccetera, si mettono lì e aspettano che questo muoia per poterlo poi mangiare, che non è una cosa bella, anche se vabbè, lì fa parte della natura. E beh, questi grandi gruppi finanziari, no, acquistano i marchi in difficoltà, poi certamente investono in pubblicità, sfruttando il know-how dell'azienda e spendono per vendere, in poche parole. E a volte rivalutano, no, il marchio stesso, o nel caso di Longines, secondo me lo hanno un po' abbassato, l'hanno un po' mortificato, ecco. Anche perché il marchio Longines è stato acquistato dal gruppo Swatch, quello che oggi è il gruppo Swatch, che ha anche il gruppo Omega, Hamilton, Omega, Longines, poi cosa c'è? In questo gruppo c'è, mi pare, Breguet, non so, ci sono diversi marchi. Chiaramente Longines e Omega dovevano decidere se un marchio affossarlo e l'altro tirarlo su, e hanno scelto di tirare su, puntare più su Omega che non su Longines. Ma a mio avviso, non lo so, non so poi tra Longines e Omega che marchio avrei scelto, perché se andiamo ad esaminare tutta la produzione del Novecento di questi due marchi, che all'epoca ricordo erano aziende manifatturiere familiari, se vogliamo, non saprei quale scegliere. Questo è il flagship, uno di quelli che oggi chiamiamo dress watch, orologi sottili, però automatico. Bello, veramente bello, che vanno rivalutati. Questi sono orologi che vanno rivalutati. Ritiriamo. Vanno rivalutati perché comunque sono anche godibili al polso, assolutamente, cioè, davvero. Questo invece è più di tendenza, più modaiolo, sempre Hamilton, anche qui ottimo rapporto qualità-prezzo, anche qui avevamo chiesto, mi pare, 830 euro contro i 1200 del listino, è un 42, cos'è questo? Di diametro, vediamo un po', 40, 40 che secondo me è la misura ideale, 40 mm, cioè non è né grande né piccolo, sta bene con il gusto attuale che abbiamo verso gli orologi, dove preferiamo gli orologi un po' più grandi, no? Che comunque un vantaggio ce l'hanno, l'orologio grande si legge meglio, ecco. Quindi insomma, oltre a farsi notare maggiormente al polso che non guasta, comunque si legge meglio. Qui abbiamo questo bel quadrante, due toni, con la parte finale
di parte periferica in contrasto, nera, dove abbiamo la scala della mentoria, tra l'altro molto ben dettagliata, e questo è un po' un disegno del quadrante Newman, del quadrante del leggendario Newman. O meglio, che chiamiamo Paul Newman perché è un quadrante che è stato per la prima volta applicato da Rolex nel Daytona negli anni 60. E questo quadrante è stato reso famoso da Paul Newman, che ha indossato l'orologio in un film e ne ha decretato il successo planetario. No? Poi questo quadrante comunque non aveva all'epoca un grande successo di pubblico, veniva spesso cambiato perché non piaceva, e quindi oggi è di Daytona 6239 6241 con quadrante Newman, ce ne sono davvero pochissimi, si stima un migliaio forse, no, un migliaio era la produzione dei quadranti, e poi tantissimi di questi sono andati persi, cambiati, quindi oggi Daytona Newman originali ce n'è davvero pochi, pochi, pochi. Tanti sono, secondo me, insomma, rifatti, ma vabbè, questo è un altro discorso. E qui la richiesta è 8:30, è un solo tempo, un orologio adatto un po' a tutte le occasioni, sì, diciamo eleganti, quotidiane, un orologio abbastanza 4 stagioni, no? Col fondello a vite, e questa bella leggibilità. L'orologio è praticamente nuovo, scatole garanzia ovviamente, ovviamente. L'Intramatic, si chiama Intramatic come modello. Ritiriamolo, non è alto il grado di impermeabilità, credo sia un 5 atmosfere, quindi impermeabile agli schizzi. Altra casa che è stata protagonista del secolo scorso, Zenith. Zenith è davvero manifattura a 360 gradi, c'è una storia pazzesca di questa azienda, che è stata anche una delle prime ad avere un certo, così, una certa sensibilità verso i propri dipendenti, è stata una delle prime a realizzare alloggi per ospitare, per dare, diciamo, una casa ai dipendenti, una delle prime davvero ad avere, diciamo, a cuore proprio chi lavorava per lei. È stata un po' innovatrice anche in questo senso. E qui la richiesta è un anni 70, la richiesta è 750 euro, è un orologio con cassa acciaio, quadrante, argento, abbiamo comunque la finestrella data, è un automatico, sottile, e questi di nuovo sono orologi che secondo me vanno rivalutati, vanno riproposti, bisogna indossarli questi orologi e se saputi portare, secondo me fanno davvero una grande figura e devono comunque ritornare a splendere, ad essere protagonisti nei nostri polsi, specialmente davvero questi orologi d'inverno, no? Quando dico sempre, abbiamo il maglione, il giubbotto, il piumino, il cappotto, un sacco di cianfrusaglie addosso, e avere l'orologio poi anche pesante, largo, spesso, boh, non so quanto possa essere agevole. Quindi cominciamo un po' a proporli questi orologi, magari nella fase nella stagione invernale, nella stagione invernale. Ritiriamolo, non necessariamente, perché poi noi abbiamo la concezione, leghiamo questi orologi, infatti li chiamiamo dress watch perché leghiamo la loro portabilità all'abito elegante, quindi anche per esempio stasera, no, che saremo tutti in gingheri, ci mettiamo l'orologio, ecco, non andate a Capodanno con l'orologio da caccia grossa, ecco. E cioè, allora, però no, non è vero, non si usano solo questi orologi in occasioni così eleganti, con l'abito, con un particolare abito, la giacca, la cravatta e quant'altro, lo smoking, ecco. Direi che vanno cominciati ad usare anche in chiave quotidiana, quotidiana. Noi, vabbè, questo invece sono gli orologi del momento, eh. Qui la richiesta era, mi pare, 3.800, confermiamo, questo è un Tudor 58. Qui c'è una nuova concezione, un po' un ritorno al passato da Tudor, non solo perché questo modello 58 richiama il primo Tudor subacqueo realizzato appunto nel 1958, ma anche perché in questa collezione Black Bay appunto ritorniamo ad un diametro di 38 mm. Questo
38 mm, non più 42, quindi c'è un po' un ritorno all'orologio piccolo. E beh, questo è interessante questo discorso, perché poi vuol dire che alla fine questa fisicità dell'orologio poi comunque non è gradita a tutti. L'orologio è nuovo, io lo sto facendo vedere i particolari, vedi che l'orologio è praticamente nuovo, praticamente nuovo. Poi abbiamo il quadrante e la lunetta blu, che lo rendono particolarmente appetibile, richiesto. Tant'è vero che questo è un orologio che è anche difficile trovarlo nei concessionari. Di solito ci sentiamo dire che c'è una lista d'attesa, che bisogna avere pazienza, che non è subito disponibile, ma nell'arco di un anno o due dovrebbe arrivare, eccetera, eccetera, no? Qui magari pagando un leggero sovrapprezzo, perché questo è un orologio che, sono sincero, costa 3.610, un leggero sovrapprezzo, poi alla fine uno se lo porta a casa, se lo gode, se lo mette, poi tanto, tra parentesi adesso, ora io dico così, ma credo che sia stato attuato un listino proprio in questi giorni, un aumento di listino da parte di Tudor. Devo andare a vedere quello che è il nuovo listino in questo modello, perché poi 3.800, che adesso io propongo come sovrapprezzo, in realtà può essere un listino scontato. Perché adesso, se per esempio mi pare abbiano fatto un aumento del 4%, da 3.600 andava, mi pare, a 3.900, credo, così. Però da vedere, devo andare a vedere i nuovi listini. Ritiramelo, grazie, ritiramelo. Poi, sempre proseguendo, sempre con il discorso del dress watch che non guastano, qui a 1000, qui avevamo chiesto 1400, anche qui la cassa in acciaio in 35 mm, però sono più rari, qui siamo anche sempre negli anni 60, direi, abbiamo già la finestrella data, quindi oltre gli anni 40. Ricordo che mi pare per primo forse ad introdurre la finestrella data è stato Rolex con il Datejust, no? Con il Datejust, parentesi, poi abbiamo da vederci anche un Rolex Datejust verso la fine della nostra rassegna. Ricordo che di solito stiamo insieme un'ora e mezza, e boh, ma quanto avremo ancora? Un'oretta? Non so nemmeno, più o meno, insomma, sono passati 20 minuti, quindi 1 ora e 10 ancora, di orologi da vedere. Qui 40 è un argenté, la finestrella data incorniciata, 1400 la richiesta, è un automatico della Omega. Belle le anse leggermente convergenti. Vedete che comunque ancora siamo nel periodo in cui l'orologio da polso doveva essere di dimensioni contenute, piccolo, sottile, perché il gusto andava verso questa estetica, no? L'orologio non doveva essere invadente, non doveva essere particolarmente, soprattutto spesso, infatti la fatica degli orologiai dell'epoca era cercare di contenere lo spessore del movimento. Teniamo presente che questo è un automatico, quindi c'è la massa oscillante. Un particolare vi faccio notare, c'è la corona originale qui, che non guasta, che non guasta. Beh, attenzione, la corona originale vuol dire tanto in un orologio degli anni 60, vuol dire che, cavolo, la corona è forse una delle parti più esposte agli urti, ai colpi, no? Quindi è facilissimo che in 60 anni, 70 anni di vita venga sostituita perché magari ha preso un colpo, cioè normale, no? Normale. Invece quando la troviamo originale è tanta roba, vuol dire che l'orologio è stato davvero molto ben conservato, molto ben conservato. Ritiriamolo, poi anche perché diciamo che una volta, quando si cambiava la corona, non si andava troppo per il sottile. Gli orologiai, i meccanici mettevano la corona che andasse bene, l'adattavano, non stavano a vedere originale, non originale, eccetera. La prima che trovo metto, no? Ma era una cosa normale. Ora, oggi noi guardiamo, ah, non c'ha la corona originale, ci scandalizziamo come se fosse. Ma no, era una cosa piuttosto normale. Una cosa piuttosto normale cambiare la corona, perché come uno che abbia una macchina, la tiene 15 anni e non ci cambia mai le gomme, cioè cambia per forza le gomme, no? E spesso appunto all'epoca non si faceva troppo caso alla corona, ma ci sono tantissime cose, la ristampa quadrante. La ristampa quadrante era una cosa che era comune, accettata. Adesso
nell'epoca quello che vale è il quadrante, se è originale, ed è difficilissimo trovarlo originale. Qui la richiesta era 2,2, questo è il Super Ocean, questo è un altro bel diver. La Breitling comunque ha sempre spaziato sugli orologi, diciamo, tecnici, sia sui diver che sugli orologi aeronautici, è sempre stata protagonista e devo dire anche. Noi la leghiamo molto al mondo dell'aeronautica, al brand Breitling, no? Con il Chronomat, Navitimer, eccetera. Ma devo dire fa delle cose egregie anche nell'ambito dei diver. Questo è un 500, è un 1000 metri, scusate, Super Ocean. Bello anche diciamo così, esteticamente. È un 1000 metri, comincia a essere un orologio davvero importante. Tra l'altro la Breitling faceva orologi da 1000, 1200, 1400 metri, quando addirittura il primo 4000 metri, mi pare, il primo 2000 metri è stato fatto dalla Breitling. Rolex ancora faceva 1200, no? Poi il dato di impermeabilità è una cosa che ci dà una indicazione di forza dell'orologio, non necessariamente uno non ci vai a 4000 metri, no? Nessun uomo può andare a 4000 metri sott'acqua. Però è come può avere un'automobile che fa i 300 all'ora e beh, quando vai a 50 all'ora sei più confortato che non su una macchina che magari fai 100 all'ora al massimo e a 50 all'ora fa fatica, no? Bello questo, ritiralo, ritiralo, conosciamo, un orologio su cui anche tanti di voi stanno così pensando. Poi anche di nuovo un orologio che non mi avete considerato, ma secondo me sbagliate, perché poi ho chiesto 1300, il Capeland di Baumercier, che tra l'altro questa è la versione cronografo, è nuovo, è un nuovo modello col vetro zaffiro, i pulsanti. Vedete che sono, diciamo, quasi mimetizzati, e sono particolari estetici anche, devo dire, gradevoli. Bello il quadrante, bianco, è un quadrante panda, come dicono, i collezionisti, gli appassionati, quando trovano quadranti che hanno i contatori in contrasto, lo chiamano quadrante panda, no? Un po' perché ricorda i colori anche del panda. E qui c'è il particolare delle anse, molto grandi, vistose. E poi dicevo di questa nuova versione dei Capeland che ha questa lunetta incisa in rilievo girevole, tra l'altro, girevole unidirezionale, sì, che lo rende un po' più direi sportivo. Il cinturino, vabbè, qui possiamo tenerlo perché questo è ancora decente, però eventualmente lo cambiamo. La chiusura è una Deplo, la chiusura è una Deplo classica, Deplo Yamaha. Una classica chiusura deployant, non quindi doppio snodo in acciaio, ovviamente. Tra l'altro comoda perché vedete che ha questo particolare qua che permette di usare qualsiasi cinturino. Non ci vogliono i cinturini, diciamo, appositamente realizzati come per certe deployante, ma possiamo usare qualsiasi cinturino, perché poi va ripiegato possiamo farlo con tutti i cinturini, anche quelli così, diciamo, di serie. Di serie. Eccolo qua, zaffiro, rimessa rapida del datario automatico. 1300 euro la richiesta, c'è la scatola anche, ritiramelo, grazie, ritiramelo, grazie. Poi altri due, tre Swatch, questo è bello, questo è un Longines padellone, che ha un diametro di 38 mm, però abbastanza raro da trovarsi. Il calibro è il 1268ZS con i secondi centrali, che di solito lo troviamo questo calibro con i secondi al 6, qui invece stranamente, cioè raramente, la versione più rara con i secondi al centro. E beh, qui comunque sicuramente all'epoca con questo orologio volevano così. Fallo pure vedere, fallo pure vedere. Volevano così realizzare un orologio molto leggibile che magari potesse andare bene anche per un utilizzo professionale. Vediamo le cifre arabe alternate che sono applicate dorate, così come le lancette a daga sono dorate. Beh, qui vedete che c'è ancora questo, se vogliamo, contrasto, no? Tra la cassa in acciaio e la grafica dorata. Che all'epoca si teneva, anche perché quasi tutte le casse di questi orologi erano d'oro, no? Questo orologio era considerato importante se era realizzato con materiale nobile, no?
E questi orologi d'acciaio venivano per lo più realizzati in minor numero, no? In minor tiratura per usi, utilizzi professionali, no? E quindi mantenevano poi la stessa grafica dorata, no? Poi in un secondo tempo, quando piano piano abbiamo cominciato così ad apprezzare maggiormente l'orologio d'acciaio, si è pensato di realizzare una grafica non più dorata, ma che così fosse in armonia con l'acciaio, no? Quindi grafica che noi chiamiamo grafica rodiata o grafica bianca, grafica bianca, perché in genere la differenza è grafica dorata e grafica bianca. Questo è un bel padellone, 38 mm, 1200, scusate, sì, no, aspettate, 900, scusate, mi sbagliavo. 900, 1200 era la richiesta che facciamo per più o meno lo stesso che però ha la cassa in oro. Facciamolo vedere, vai, insieme, mi facciamo vedere insieme. Wow, ora veramente mi sa che ci sto prendendo gusto, addirittura ne faccio vedere due insieme, guarda te, sono diventato un esperto, A parte che non è vero, perché non, cioè, non so. Ma perché sembra facile, ma in realtà far vedere gli orologi in televisione, dove comunque hai da fare dei movimenti contrari, quindi se vuoi spostare l'orologio a destra del teleschermo devi muoverlo verso sinistra, no? E viceversa, ed è una cosa un po' innaturale, no? Un po' innaturale. E poi per quelli come me che sono anche un po' così autistici, hanno difficoltà, cioè, la difficoltà è maggiore, la difficoltà è maggiore. Comunque li facciamo vedere tutti e due, quello d'oro è leggermente più piccolo, è un 37 mm, secondi al 6 e la richiesta è 1200, mentre quello d'acciaio, interessante, 900 euro, ma vedete che è leggermente ancora più grande con i secondi centrali. Longines. Longines, Les Longines, i lunghi prati, che era una località, un appezzamento di terreno che Ernest Francion aveva acquistato nella seconda metà dell'Ottocento, adesso non mi ricordo se era 868, una cosa del genere, e per comunque riunire tutti i contor, come tutti diciamo, i lavoratori che lavoravano per realizzare orologi, perché una volta a fare gli orologi, o meglio, c'era un produttore che era, diciamo, quello che si dava un po' da fare, no? E dava, commissionava le parti dell'orologio, della macchina, insomma anche della cassa, dei vetri, eccetera, a vari produttori, no? Nelle varie valli svizzere, eccetera, che in genere erano contadini che durante il periodo invernale arrotondavano, no? Oggi si direbbe lavoro nero, no? Arrotondavano perché durante l'inverno, quando insomma le mucche sono tutte al riparo dalla neve, e loro si dedicavano a questi lavori, no? Lavoravano i metalli, facevano i pezzi degli orologi, eccetera. Poi questi pezzi venivano raccolti e poi in un unico laboratorio si procedeva all'assemblaggio dell'orologio. Poi Longines, Ernest Francion, appunto, a un certo punto dice: non ho più voglia di andare in giro per le valli a raccogliere i pezzi prodotti fatti da questi lavoratori, ma li riunisco tutti sotto un unico tetto e comincia a nascere l'idea di fabbrica. Di fabbrica. Poi, insomma, quindi non più laboratori artigianali, ma fabbriche vere e proprie. Infatti, verso la fine dell'Ottocento, ritirameli, vai intanto questi due orologi qua. E verso la fine dell'Ottocento comincia a diffondersi la scommessa, meglio vera e propria, era quella della produzione industriale di orologi, no? Quindi tanti pezzi. E lì ci si è arrivati anche col progresso della tecnologia, quindi macchine che facevano più velocemente pezzi, eccetera, si è arrivati a costruire i pezzi a livello industriale in serie, e poi finire per riunire questi pezzi, assemblare gli orologi in maniera così più veloce, in modo da avere una produzione meno costosa, cioè l'orologio ne potevamo produrre di più e che costavano anche di meno, no?
Di questo chiediamo 2450, è un Tudor 34 mm, il Prince Date praticamente nuovo, scatola garanzia. Anche qui adesso c'è stato un aumento nel prezzo dei Tudor, negli listini dei Tudor, che tra l'altro sono oggi diventati gli orologi che sostituiscono al polso i cugini nobili Rolex, no? Eh sì, perché poi alla fine oggi al polso portare un Rolex può diventare impegnativo, no? Perché insomma i valori sono abbastanza elevati e quindi si ripiega, tanti di noi ripiegano su un Tudor che insomma, te lo indossi un po' più tranquillamente, no? Insomma, uno poi deve andare in palestra, lasciarlo nell'armadietto. Può allenarsi tranquillamente senza il patema d'animo, no? Mi aprono l'armadietto, me lo rubano, me lo coso, cioè, perché ti rubano l'orologio, insomma, quando comincia a valere 10, 12, 15 mila euro, può essere una preoccupazione. Non solo, ma anche indossarlo, no? Posso cadere, posso avere un problema, un inconveniente, l'orologio si rovina, un urto, eccetera, no? E vado a rovinare un oggetto che vale tanti soldi. E quindi i Tudor poi sono gli orologi che hanno spesso sostituito, stanno sostituendo, io sto facendo vedere i particolari, che hanno sostituito i Rolex al polso, 2004, sono insomma una cifra che se succede qualcosa all'orologio posso sopportare. Ritiralo, 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 ritiralo. Andiamo sempre avanti, dice, questo è un L30 della Longines, altro dress watch, qui la richiesta è 700 euro, questo è un 34 mm, qui però è il calibro importante, qui è il calibro importante, il calibro importante è un calibro leggendario di Longines, L30, che tra l'altro la robustezza, la validità di questa macchina è testimoniata dal fatto che sia arrivata fino a noi. Signori, è arrivata fino a noi questa, è una macchina che è arrivata al nostro cospetto. Cioè, avrà 60 anni, 70 anni, ancora funziona, ancora va benissimo, la revisioniamo ogni 4-5 anni e ritorna come nuova. Questo poi la cosa davvero bella degli orologi è che questa macchina orologio ci dice che ore sono con la stessa precisione, la stessa efficacia di un orologio nuovo, eppure l'orologio chissà quante ne potrebbe raccontare, perché sono 60 anni che è al polso di qualcuno, chissà quanti ne ha girati, ne ha viste, magari anche di malefatte, potrebbe essere testimone questo orologio di cose che i possessori hanno compiuto, segreti, chissà se potessero, c'era un mio amico una volta che diceva, potesse parlare l'orologio, chissà quante cose avrebbe da raccontare. Ritiriamo, no? Invece è carino, no? Il fatto di avere un orologio, una macchina che è d'epoca, quindi fascinosa, ma contemporaneamente efficace, no? Ah, questo è un pezzo particolare, questo è un pezzo da collezione, attenzione, questo è l'Aquastar, è un pezzo da collezione, questo tra l'altro è il Bentos che è stato nel 1962 il primo orologio impermeabile a 500 metri, 1960. Negli anni 60 cominciano a diffondersi gli sport acquatici. E questo marchio, tra parentesi, Aquastar è stato fondato da un certo Jean Saint-Robert a Ginevra nel 1962. Inizialmente era un sottomarchio della Jean Richard, no? Jean Richard, che è una marca che conosciamo abbastanza. E difatti, in un primo tempo si chiamava questo orologio Jean Richard Aquastar. Ma poi divenne, diciamo, solo Aquastar, Aquastar, proprio un marchio. E diventa tra l'altro il più importante marchio nel campo degli orologi subacquei, no? Con lo sviluppo appunto degli sport acquatici che avviene negli anni 60. Appunto il Bentos 500 è il primo orologio subacqueo resistente a più di 500 metri. E vabbè, qui la richiesta, attenzione, noi chiediamo 2700 euro, sono quasi tutte oltre i 3000 le richieste per questi pezzi che sono
comunque pietre miliari, parlando dell'orologio Diver, questa è davvero una pietra miliare, è stato il padre, più importante. Tra l'altro ha una soluzione tecnica anche abbastanza, oltre la vabbè, lunetta girevole, no? Unidirezionale che ok, sappiamo tutti l'utilità, ha una funzione particolare che è quella diciamo, la possibilità di azzerare i minuti con questo pulsantino, no? In modo che quando tu ti immergi per la prima volta, fai così, no? Poi ti immergi, ora l'orologio credo sia fermo perché mi sono dimenticato di caricarlo, vabbè, però quando l'orologio va avanti, la lancetta ai minuti anche va avanti e ti dà il tempo reale di immersione, che puoi controllare senza nemmeno in maniera anche immediata, puoi controllare senza riferimenti con la lunetta girevole, eccetera, no? Che devo dire è una soluzione molto molto intelligente e efficace, perché tu visualizzi senza fare nessun tipo di calcolo, eccetera, immediatamente quanto tempo è che sei sott'acqua, 15 minuti, 10 minuti, eccetera, eccetera, no? Quindi davvero questa soluzione del pulsante aggiunto che azzeri il minutaggio, trovo sia una soluzione geniale. E peccato che non sia più stata, diciamo, utilizzata questo sistema. Probabilmente per i costi, probabilmente per i costi, perché un ingranaggio del genere deve avere dei costi abbastanza elevati, parlo di produzione. Chiaro che quando è stato realizzato questo orologio negli anni 60, era un po' una mosca bianca, era una cosa ipertecnica, e quindi non si faceva troppo caso ai costi di produzione. Poi piano piano, quando il mercato chiedeva un maggior numero di orologi subacquei, insomma, i produttori hanno cominciato a dire: beh, aspetta un po', vediamo di risparmiare qui, risparmiare là. Tant'è vero che, per esempio, parlando dei diver, i due corone, questo non era proprio un due corone, i due corone erano una soluzione, diciamo, che poi è stata abbandonata per i costi più elevati. Questo è davvero un pezzo particolare, molto raro, tra l'altro interessante, che sicuramente ai collezionisti, agli appassionati di diver interesserà. Venitelo a vedere, parliamone, ritiramelo, grazie. Che ci vediamo il primo Rolexino, che è quello acciaio oro, mi pare sia stato venduto quello d'acciaio ed è rimasto il Lady acciaio oro, anni 60, con il bracciale ancora maglia rigirata, 1.800 la richiesta, confermiamo i 1.800, è un 27 mm, questo è un 27 mm. E ovviamente non c'è il corredo, gli scatto la garanzia, il vetro è un plexiglass, non ha la data, è un Lady, ricordo, è un Lady, quindi non vi fate troppe illusioni, visto che lo vedete a 1.800 anziché 4.000, eccetera, no? E non è da uomo, i 1.800 sono giustificati dal fatto che è un orologio da donna. Revisionato, abbastanza ben conservato, d'accordo, con le maglie rigirate, perché vedete, questo fino al 1971-72 la Rolex produceva i bracciali con le maglie, appunto, vedete, ripiegate, vuote, rigirate, no? Poi è arrivato il bracciale blindato, molto più robusto. E queste maglie erano più fragili, no? Quindi non è facile poi trovare. Tanto non è facile trovare i bracciali, specialmente acciaio oro, che quasi tutti sono stati poi comunque distrutti perché si rompevano, eccetera. E comunque non è facile trovarli in buone condizioni, in buone condizioni. Anche perché poi questi orologi, le signore specialmente, li portavano larghi sul polso, perché c'era la tendenza ad indossare l'orologio quasi fosse un bracciale. Quindi largo nel polso, eccetera, e questo è deleterio per l'orologio stesso. Infatti io raccomando sempre a tutti: portate gli orologi aderenti al polso. Ma mi dà fastidio, soffrite, dovete soffrire in silenzio, perché se no li rovinate gli orologi. Specialmente quelli che hanno la testa pesante, l'orologio pesante, come il caso di Rolex, no? La testa è pesante.
Perché se lo portate largo sul polso, l'orologio comincia a fare da maglio ogni volta che ci muoviamo, intanto prende colpi da tutte le parti e poi manda in sofferenza il bracciale, che insomma le congiunture, le congiunzioni delle maglie si slabbrano, si allentano i perni, si rovinano, il bracciale si allunga, si allenta. Diventa stanco, come diciamo noi addetti ai lavori. Ritiriamolo, ritiriamo questo Lady Oyster. E beh, poi questo qua, questo è un orologio che ho già presentato diverse volte, ma devo dire sempre con piacere. E qui la richiesta era 1800 e l'Eternac Contiki GMT, volevo vedere, ricordare il diametro, un 42 mm, quindi un diametro, questo ha tutte le cosine a posto questo orologio. Intanto costa di listino, costa molto di più perché io lo propongo qui 1800, è nuovo scatto di garanzia, ma è un orologio che costa, mi pare, di listino oltre i 3.700, come listino. Ma è giusto che costi 3.700 perché stiamo parlando di un pezzo davvero particolare. Intanto il movimento, che lo possiamo ammirare attraverso il fondo trasparente, guardate il grado di finitura, Côte de Genève, che abbiamo sia sulla massa oscillante che sulle platine. È un 28-24 della ETA, no? Perché poi insomma l'Eterna, che è un'altra grande casa del Novecento, che oggi è un po' così in disuso, ma è stato un grandissimo marchio nel lungo il Novecento, ed è stata da una sua costola nasce proprio la ETA, quella leggendaria azienda, oggi di proprietà del gruppo Swatch, che ha sempre prodotto movimenti per tutti. Movimenti faceva movimenti questa azienda, la ETA faceva il Bajou, ETA Bajou faceva il 28-24 ed erano movimenti che venivano acquistati da tutte le più importanti case svizzere, magari rivisitati, no? Personalizzati dalle stesse, d'accordo, ok, però davvero dava movimenti a tutti. Infatti quando è stata acquistata la ETA poi così dal gruppo Swatch non ha più potuto dare movimenti a nessuno e ha mandato in crisi tante case, tante aziende, che non riuscivano più a realizzare, specialmente i cronografi, perché il movimento, il 7750 Vajoux, ETA Vajoux, era un movimento cronografico integrato automatico, molto utilizzato da case come la Breitling, come l'IWC, cioè da case davvero importanti. No, no, l'Omega no, l'Omega non l'ha mai usato. E nemmeno la Zenith, ma tantissime case prestigiose usavano questo ETA Vajoux per fare i cronografi. E quando non gliel'hanno più dati, hanno dovuto correre ai ripari. Hanno dovuto correre ai ripari. Questo è davvero bello. Questo è il Contiki, che tra l'altro rappresenta un po' un movimento leggendario di questa casa, l'Eterna. Contiki era una zattera con cui un esploratore norvegese, dal nome impossibile da pronunciare, non me l'ho fatto pronunciare, aveva dimostrato, no, che le isole, diciamo, delle Antille, eccetera, potevano essere state colonizzate in epoca precolombiana da abitanti del Sud America, perché attraverso con una zattera si poteva percorrere quegli 11.000 km che separano appunto Sud America dalle isole, eccetera. E questo esploratore norvegese appunto prova che questo è vero, costruisce una zattera, si chiama Contiki, con materiale, utilizzando materiale e tecnologia precolombiana, e fa questo esperimento. L'unica cosa moderna che si porta dietro era l'orologio, fornito dalla Eterna, con un modello che poi ha chiamato Contiki. Inutile dire che è un subacqueo, questo è impermeabile a 100 atmosfere. Ritiralo, grazie. Poi andiamo avanti sempre di corsa, in questa ultima rassegna del 2022. Poi magari qualche minuto fe prima fermami, che almeno gli auguri di buon anno ce li facciamo. Ci siamo già fatti quelli di buon Natale, spero che sia andato tutto bene. E vedremo che quelli di buon anno sono più importanti, sono più importanti. 3.700 questa è la richiesta invece della misura media,
Rolex, questo è un cassa oro, questo è un cassa oro vetroplastica anni 70, Oyster Date, però attenzione 31 mm, 31 mm. La cassa è integralmente in oro, è sempre un Rolex, quindi insomma, poi se non piace il cinturino lo cambiamo, nessun problema, anche se devo dire sia la rovescia, perdonate l'imperizia, io non sono abituato a far vedere gli orologi, di solito mi avvalgo di una... Così, valletta, aiutante di campo, che oggi mi ha lasciato, mi ha abbandonato alla Sara. Dov'è la Sara? Barcellona. Non è andata a sciare alla Sara, è andata a Barcellona, Barcellona. Vabbè, ragazzi, 20 anni, hanno ragione. Anche noi andavamo a fare Capodanno a Barcellona, 20 anni. Adesso, è vero che poi passando il tempo, si perde quella voglia, quella forza. Proprio è un'energia vitale che tu hai a 20 anni e non hai più a 50, 60, non c'è, inutile, no? È un giro. Io mi ricordo che quando avevo 20 anni, che chiaramente uscivo tutte le sere, e estate, inverno, uscivo dopo cena addirittura, no? Dopo cena, e vedevo mio padre così adagiato sul divano che guardava la televisione sia d'estate che d'inverno, dicevo: ma non ha mai voglia di uscire, ma com'è possibile che stia lì a guardare? Oggi invece lo capisco, oggi lo capisco. Ritiralo, dai, ritiralo, ritiralo, ti viene meno la forza. Se non viene qua a Barcellona, io adesso non ci vado a Barcellona a fare Capodanno, non ci penso nemmeno, pensa a te, viaggiare. Tra l'altro poi loro, siccome poi sono ragazzi, non hanno anche grandi disponibilità, vivono, tipo non so, vanno in 18 in una casa, dormono uno sull'altro, da 20 anni, si fanno da 20 anni queste cose, bello, proprio perché si fanno da 20 anni. Allora, questo qua è di nuovo un orologio che secondo me, fallo vedere, non mi avete considerato, ma... Sbagliando, sbagliando, perché è un orologio 4 stagioni della linea Extra 4D Everard, solo tempo, automatico, nuovo, praticamente nuovo, ha un listino di 2250, io comunque l'ho messo 1750, poi possiamo vedere dei ritiri, possiamo vedere magari, i prezzi, poi lo so, è inutile che vi dica che sono trattabili, no? Tutti i prezzi di presentazione degli orologi usati sono trattabili, pare quasi un must, una regola. E bello tra l'altro il bracciale, che è un bracciale a maglie chicchi di riso, bead of rice, è un bracciale leggendario realizzato dalla Guy Frère, che è stata un po' un'azienda che maggiormente che ha fatto gli orologi, i bracciali per gli orologi più importanti di tutte le marche. E qui con una chiusura deplo, una chiusura deplo invisibile, tra l'altro, un bel quadrante nero brillante, eleganti lancetti ad aga, una corona che non è a vite, l'impermeabilità di questo orologio è 5 atmosfere, quindi è impermeabile agli schizzi. Però devo dire, insomma, la robustezza mi sembra abbastanza evidente, ecco, di questo orologio, la cui cassa è in acciaio, automatico il movimento, unisce davvero sportività ed eleganza. Nell'estetica di questo orologio c'è davvero tanto di sportivo, ma anche tanto di elegante. Guardate le lancette, per esempio, gli indici di tipo Obus, i secondi centrali, la finestra data al 6 incorniciata, il fondello tra l'altro serrato da 6 viti, credo, sì, serrato a vite, quindi insomma davvero un orologio che può essere indicato, o meglio portato, tutto l'anno. Scatola garanzia, nuovo col prezzo da usato. Ritiralo, dai, ritiriamo anche questo. Poi andiamo avanti con un altro Rolexino d'epoca, un Date, un Oyster Date. Qui siamo negli anni, primi anni 60, c'è ancora un quadrante che ha una grafica vecchia. Qui avevamo chiesto 3008, confermiamo le 3008. La grafica del quadrante, vedete che è ancora con le lancette e ad aga, che poi sono state abbandonate per le lancette, le classiche lancette a bastone, e gli indici, vedete, con
triangolare punta di freccia meglio, quindi non barretta, eh. Poi la grafica dei quadranti Rolex, diciamo dalla metà degli anni 60 in poi, è stata unificata con gli indici barretta, le lancette a bastone, eccetera. Invece qua devo dire, secondo me ha sbagliato la Rolex, perché comunque è davvero bello, questa grafica con le lancette ad aga, appunto, gli indici a punta di freccia. Già equipaggiato di data, il 1501, credo sia come referenza. 3008 la richiesta. 3008 la richiesta. Beh, se questi sono logici, ormai se li cerchi col vetro zaffiro li paghi dai 5,5 ai 6, eh. Se poi c'hanno scatto la garanzia, anche più di 6, anche più di 6, dipende un po' da tante cose. Vedete che comunque l'orologio è molto ben conservato. Io sto cercando di far vedere i particolari proprio dell'orologio, perché magari così avete, diciamo così, l'impostazione immediata, no? Cioè, il viso dell'orologio, quindi mi piace o non mi piace, però poi è giusto vedere anche, adesso sto cercando di eliminare i riflessi, è giusto vedere anche lo stato di conservazione, i particolari, no? Che devo dire è un orologio per gli anni che ha, questo sarà un 62, 63, più o meno, quasi la mia età. Davvero molto ben conservato, per l'età che ha, molto ben conservato. E poi tenete presente una cosa, che lo stato di conservazione di certi orologi, quando è in ottimo, come in questo caso, diciamo che aumenta la rarità dello stesso. Vi spiego, questi sono orologi che comunque chi li aveva li indossava tutti i giorni, negli anni 60, negli anni 70, 80, eccetera. E tutti i giorni lo metteva, lo toglieva, lo metteva, lo toglieva, e magari c'era il giorno in cui andava al mare, il giorno in cui andava a sciare, il giorno in cui cadeva dalla moto, il giorno in cui gli cadeva l'orologio di mano perché inavvertitamente lo faceva cadere, eccetera, eccetera. Insomma, gli orologi vivevano, subivano un sacco di angherie, no? Nel corso degli anni. Quindi è difficile poi trovarli in condizioni, certi, ripeto, orologi pregevoli. È vero che, ritiramelo intanto, è vero che magari l'orologio con cassa in oro, no, lo mettevi solo la domenica. Adesso vi faccio vedere due orologi particolarissimi. O meglio, uno è un orologio, l'altro è un profondimetro. Li mettevi solo in certe occasioni, quello d'oro, no? Magari la domenica, a Pasqua, a Natale, cioè, quindi era facile che gli orologi arrivassero anche dopo tanti anni in ottime condizioni. Non indossavi mai, ma quelli d'acciaio no. Quelli d'acciaio sono orologi che di solito la gente indossava parecchio. Guardate che affare. Intanto partiamo dal pro. Questi, intanto stiamo parlando di due strumenti militari della Marina Militare Russa. Credo che vengano dalla o Lettonia o Lituania, adesso non ricordo esattamente. Stiamo parlando di 58 mm di diametro, senza di quello che andava, senza la corona. Con la corona arriviamo a 74 mm di questo. Queste sono le dimensioni di questo. Allarga un po' l'immagine, che non ci sta nel teleschermo. Queste sono le dimensioni, quindi 74 mm con la corona, no? Quindi diciamo arrivando fino qua, no? Da qua a qua. No? 74 mm, poi invece sono 58 solo per così l'orologio, la cassa. E, beh, insomma, attenzione, un carica manuale ovviamente. Questo era uno strumento di guerra militare, un orologio che era utilizzato dai palombari sovietici. Ora non so se anche per fini, siamo negli anni 70, per fini civili, no? Perché poi attenzione, i palombari lo sanno bene coloro i quali vivono in località di mare, come noi di Genova. Non è che lavoravano solo durante i militari, durante la guerra. Quotidianamente i palombari lavorano in mare, in porto, per riparare condotte, fare le ancore di ormeggio, eccetera, eccetera, no? E quindi potevano anche avere degli utilizzi civili, però questi qui erano strumenti proprio militari, militari. Qui abbiamo una coppia che è composta da profondimetro e orologio.
Il profondimetro è questo che ho sulla mano sinistra e l'orologio invece con la griglia, tra l'altro, di protezione del vetro è sulla mano appunto mia destra, poi chiaramente sul teleschermo viene il contrario. Per questa coppia vi chiedo 1.000 euro. Per questa coppia vi chiedo 1.000 euro. Voi pensate che qui mancherebbe la bussola, se fosse questa coppia di Panerai, della Panerai degli anni 40, sarei qua a chiedere boh, 150, 170.000, cioè sì, sarebbe una cosa. Cioè. E siccome appunto stiamo parlando invece di due strumenti appartenuti alla Marina Militare Sovietica, 1.000 euro, bastano, 1.000 euro bastano, sono chiaramente due pezzi particolarissimi. Oddio, chi ha il polso adatto può anche indossarlo, perché no? Anzi, è abbastanza di moda, abbastanza attuale. Chi ha il polso, però certo ci vuole una persona, secondo me, cioè, fisicamente dotata, polso grande, alto, cioè, importante. È chiaro che questi erano orologi che venivano indossati per uso professionale e quindi magari sopra delle tute particolari, no? Pensate un po' agli equipaggiamenti dei palombari, specialmente negli anni 70, come erano. E non certo così per fregio, scusate, per vezzo, ecco, per vezzo. Questo invece, se qualcuno se lo può permettere, a mio avviso, può anche indossarlo per vezzo, però davvero ci vuole un polso importante, un polso importante. Comunque sono due pezzi, direi, da vetrina, da collezione. E poi chissà, nel tempo queste sono cose che possono anche prendere tantissimo valore, decuplicare, centuplicare, perché no, il valore. Non è detto, non è detto. Ritiriamoli. Parla poi che io poi comunque consiglio sempre, scusate, ma è caduta una cosa, ecco, consiglio sempre di avvicinarsi all'acquisto degli orologi per motivi passionali. Non guardando solo i soldi. Oggi purtroppo si compra un orologio, quando si compra un orologio si pensa alla sua rivalutazione, se lo vendo, quando lo vendo, allora non compratelo, lasciate perdere. Ci sono altri sistemi per far rendere i soldi, no? Usate quelli, non usate gli orologi per scopi speculativi, perché poi vi fregano, perché poi vi fregano. E io sono contento quando rimanete fregati. Perché comunque l'orologio va, la domanda dell'orologio deve. Sì, ok, unire l'utile al dilettevole va bene, che comunque è una cosa che ha sempre funzionato nel tempo. Tu compravi un orologio a 1.000, lo tenevi, lo usavi 8, 7 anni, 5 anni, 3 anni e poi lo più o meno lo rivendevi alla stessa cifra o a poco meno. E questa è una cosa sana, giusta. Sbagliato è credere di comprare un orologio a 1.000 e rivenderlo dopo 3 mesi a 3.000. No, non va bene. Non va bene questo discorso. Il fine, dico sempre, deve essere l'orologio, non i soldi. Quando il fine poi sono i soldi, marca male per tutti. E questo è un altro orologio che si è prestato a speculazioni, eccetera, no? Però poi alla fine devo dire, ok, preferisco pensare che venga pagato più di quanto magari costi di listino, trattativa riservata intanto per questo Airking, perché è fortemente voluto, desiderato e difficile da reperire, no? Nei canoni ufficiali, quindi i concessionari. Tu vai al concessionario, chiedi l'Airking nuovo, non ce l'hanno e allora tu cominci a cercarlo a destra e a sinistra e lo trovi e sei disposto anche a pagare un sovrappiù rispetto al suo, a quello che è il suo listino perché non riesci a trovarlo, non riesci a trovarlo, ma lo vuoi fortemente. Ebbene, anche in questo caso, se tu paghi un sovrappiù dell'orologio perché lo vuoi fortemente, ci può stare, no? Ci può stare. Quanti di noi hanno pagato un sacco di soldi per avere una moglie? Cioè, capito? La volevi, la voglio, la voglio. E poi qualcuno si è pentito, vero? Cioè, mica tutti, qualcuno è contento, qualcuno è contento. E anzi, la maggior parte. Ebbene. Quando voi pagate un sovrappiù, perché desiderate fortemente la cosa, bene, bene. Se lo pagate unicamente per avere un ulteriore guadagno, un domani, boh, vabbè.
Però ecco, in questo caso potete essere delusi, no? Mentre uno che paga un sovrappiù perché vuole l'orologio, poi un domani questo perde di valutazione, quindi l'ha pagato 12 e lo rivende a 10, vabbè, ok, però è contento lo stesso perché in quel momento ha pagato, ha soddisfatto un desiderio, quello di avere l'orologio. Se invece lo compra unicamente per poi rivenderlo, compra 12 per poi rivenderlo a 14 e non riesce a rivenderlo a 14, rimane deluso, rimane deluso. Quindi acquistate gli orologi, però sulla base del vostro volere, del vostro desiderio di entrare in possesso. Ritiriamolo, io adesso ho fatto una morale, questo anziché descrivere l'orologio, ho fatto una morale che poi tra l'altro non avete bisogno, lo capisco, lo so benissimo, che non avete bisogno delle morali. Però sono considerazioni, no? Sono considerazioni, ma poi io queste cose le dico perché davvero in questi anni da appassionato, perché poi alla fine io sono un appassionato, mi piacciono gli orologi, eccetera, no? Vedere trasformati gli orologi come dei feticci, dei cimeli, una sorta di bot CCT a grande rendita non mi è piaciuto. Quello che ho visto in questi ultimi anni non mi è piaciuto. Per cui, questo è un orologio che invece viene acquistato, si è acquistato per motivi proprio esclusivamente legati al piacere di possederlo, di averlo. Questo è il reverso classic, eh? Qui è un corredato, scatola garanzia, un orologio per cui chiediamo 4,2. C'è da cambiare il cinturino, non mi guardate questo cinturino perché ve lo cambio, però l'orologio è davvero come nuovo. È la versione piccola, è un orologio che si è rivalutato tantissimo in questi ultimi tempi proprio, perché oggi un orologio del genere costa, mi pare, sui 7.500 euro di listino. Cioè il listino è arrivato davvero a cifre importanti per il reverso, ma tra l'altro il reverso comunque ha anche un suo perché, no? Se aumentano i listini, perché è un orologio che ha un alto costo di produzione, perché questo sistema di reversibilità della cassa è un sistema molto, molto costoso da realizzare. Tant'è vero che il reverso, se fate caso, è un orologio che difficilmente viene imitato, non ce ne sono imitazioni. Voi trovate imitazioni di tutti gli orologi, nelle bancarelle così dei venditori, eccetera, ambulanti, metti un po' come vuoi, ma non trovate il reverso. Perché? Perché è difficile, è costoso. Realizzare questo sistema di ribaltamento della cassa con questo binario particolare su cui deve scorrere, eccetera, è una cosa difficile e costosa. E quindi è abbastanza unico il reverso, eh? Questa è la misura classica, che è un orologio che è stato lanciato all'inizio degli anni 90 da un certo Giorgio Corvo, che ha riesumato le vecchie casse. Era l'importatore italiano di Jaeger, Giorgio Corvo, che adesso credo sia mancato. È stato lui che all'inizio degli anni 90 decide di riesumare appunto questo modello, che dagli anni 30 era stato così posto nel dimenticatoio perché non piaceva più questo modello di forma così, no? Cioè, negli anni 30 è stato fatto per un'esigenza particolare, sapete che è stato realizzato per i giocatori di polo, gli ufficiali di inglesi di stanza in India che volevano giocare al polo con un orologio che non si rompesse il vetro, no? E allora cosa facevano? Si sono fatti fare un orologio che potevano rovesciare, dove potevano rovesciare la cassa e renderla indistruttibile, no? Il vetro era vetro, negli anni 30 il vetro dell'orologio era vetro, era piuttosto fragile, quindi un urto bastava a mandarlo in frantumi. Poi qua abbiamo la chiusura deployante, il cinturino non me lo guardate perché l'ho già ordinato. Già ordinato nuovo perché cioè è una cosa di improponibile, il cinturino. Però la chiusura insomma è la sua deployante, eccetera. Ricordo che c'è scatola e garanzia, e l'orologio è praticamente in condizioni pari al nuovo. È un unisex, è il modello più piccolo, non è il Grand Tile, è il modello che chiamano Classic, che devo dire modello da uomo, ma molto apprezzato oggi dal pubblico femminile. Dal pubblico femminile. Volete le dimensioni? Ve le do.
Allora abbiamo un diametro di 23 mm, tenete presente che sono rettangolare alla cassa, quindi non è rotonda, e un'estensione della cassa in senso longitudinale scusate, ma devo girare l'orologio per essere più preciso, di 40-39, quindi 23 per 39, 39-38, cosa così, va bene? Carica manuale, ritiramelo, grazie. Explorer 2 non corredato, 8 e 2 la richiesta, forse il più abbordabile, il più accessibile tra gli orologi tecnici della Rolex. Mi dici quanto manca, per favore? Allo scaccare dell'ora e mezza? Quanto? 50 minuti. 50 minuti? Bah, da una parte mi farebbe piacere, però mi sembra strano. Sai che il tempo, eh? 20? 20 minuti? Ah, ok, allora più o meno ce la facciamo. Dai, corriamo, dicevo, del più accessibile fra i professionali Rolex, l'Explorer 2, 16570, quindi quello uscito negli anni 80, equipaggiato con il calibro 3185, rimessa rapida della lancetta delle ore, cioè, sì, che quindi sì. C'è la possibilità per cambiare la data, bisogna far girare la lancetta delle ore. E qui c'è una possibilità di lettura di due fusi orari. La lunetta è fissa, ma spiovente, finitura satinata con incise le 24 ore. Questo è un orologio, adesso faccio vedere i particolari, 8 e 2 la richiesta, devo dire conservato direi abbastanza bene, direi sono molto ben conservato. Non, cioè, mi pare strano che c'è una differenza enorme tra come valutazione commerciale tra l'Esplorer 2 e il GMT2. Questo perché il GMT2 forse è più iconico, più non lo so, nell'immaginario collettivo ha avuto un maggior successo. Anche se esteticamente devo dire a me, forse io preferisco l'Explorer 2 rispetto al GMT, rispetto al GMT. Certo, il GMT c'ha questa lunetta girevole, bicolore, insomma, che può essere più intrigante, ma non lo so, non lo so. Ritiralo, va? Ritiralo. Andiamo avanti con Cartier, altro orologio di forma, Temps Français, uno dei tre modelli iconici della Cartier, il Tank, il Pasha e il Santos, sono i modelli più importanti di Cartier. Il rayon de soleil, la finitura del quadrante nella parte centrale, cifre romane radialmente disposte, poi abbiamo le lancette a gladio in acciaio brunito, condizioni direi eccezionali. Avevamo poi rivisto un po' il prezzo, che da 3,2 avevamo così ridimensionato in 2,9, quindi 2,9 la richiesta. È l'automatico questo, è l'automatico grande, l'automatico grande. E bello poi, devo dire, un orologio che molto apprezzato dal pubblico femminile, che probabilmente è un po' più forse intrigato dal marchio Cartier che non dal marchio Rolex, perché beh, tanto diciamo che Cartier era il re dei gioiellieri, no? Quindi insomma, poi i gioielli fanno parte un po' più dell'universo femminile, che rimane più sensibilizzato verso questo marchio, a mio avviso. Poi sa, le donne non è che fanno troppo caso. Ecco, per esempio, l'uomo cerca una certa virilità nell'orologio, cosa che invece la donna, almeno fino a ieri, non faceva. Ora poi sta cambiando il mondo, perché qui, insomma, il mondo davvero sta cambiando a una velocità enorme. E cose che fino a ieri erano apprezzatissime, oggi non piacciono più. Cambia tutto, quindi anche le donne stanno sempre più mascolinizzandosi, e quindi spesso devo dire sono attratte anche loro dall'orologio strong, dall'orologio virile, dall'orologio spigoloso. Questo invece è ancora un modello abbastanza delicato.
Ritiralo, ritiralo. 2-9 la richiesta per questo tank francese, non abbiamo il corredo qua. Poi ecco, tornando all'universo femminile, questo è il Cellini d'oro. Qui il diametro mi pare sia 31 mm, fa vedere. Con la corona, sì, no, no, che 31, è un 27 mm, è un 27, donna, è un lady. Della linea Cellini, però, attenzione, la linea elegante per eccellenza di Rolex, dedicata appunto a Benvenuto Cellini, quel famoso scultore orafo del 400, tra il 400 e il 500 vissuto, mi pare, Benvenuto Cellini. Quadrante champagne, carica manuale, lancette a bastone, sottili, denominate pencil, queste si chiamano lancette pencil, che vuol dire matita. La cassa è in oro, la richiesta è 1950. Il più basso Cellini che potete trovare sul mercato. No, perché guardavo l'altro giorno, le richieste di questi orologi sono tutte sopra i 2000, tranquillamente. Ma noi riusciamo a tenerlo sotto questo, lo riusciamo a tenere sotto i 2, lo facciamo. 1950 la richiesta. Poi si possono vedere, magari eventualmente, ritiri se avete qualcosa da proporci, io lo dico sempre. Io preferisco fare la vendita con il conguaglio che non la vendita per soldi. Perché se voi mi date 1950 euro di questo orologio, e poi insomma io ho i soldi in mano, d'accordo, sì, ho le spese, le utenze, eccetera. Ma comunque la cosa importante è ricomprarne un altro, e ricomprarne un altro è un problema per me. Io dico sempre, noi non abbiamo il problema di vendere gli orologi, ma di comprarli. Parlo di orologi che siano a giusto prezzo, interessanti, ben conservati, eccetera. E non è facile acquistarli, per poi rivenderli. Carica manuale, Cellini oro. Questo è un classico. Ritiramelo, ritiramelo. Questo è un classico orologio, potete anche magari mettervelo queste. Stasera Capodanno, poi c'era il Tudor il 1926, lasciatemelo un attimo preparare perché voglio tirare via tutte le ditate che questo piazzo, questa piazza d'armi che è il quadrante, il vetro, potrebbe avere, quindi ve lo voglio far vedere al massimo il suo splendore, a parte che l'orologio è quasi nuovo, è quasi nuovo. Qui la richiesta era 2.450, se non sbaglio, sì, beh, qui anche c'è stato un aumento, perché questo orologio che costava di listino 2.850, adesso sicuramente supera i 3.000, così come prezzo di listino. Acciaio oro rosa, ed è il modello 1926, che credo sia l'anno anche di nascita della Tudor, del marchio Tudor. Perché in quell'anno mi pare appunto Hans Wilsdorf decide di lanciare una seconda linea, un secondo marchio denominato appunto Tudor, che producesse orologi simili ai Rolex per quanto riguardava robustezza e precisione, però più economici, quindi meno rifiniti, con movimenti più spartani. E quindi insomma che costassero un po' meno, perché lui voleva giustamente abbracciare un po' tutte le fasce di prezzo, no? Tutte le fasce di tutte le tasche, no? Cioè, Rolex erano comunque orologi abbastanza di qualità elevata, quindi costosi, e quindi voleva cercare di produrre un qualcosa di meno costoso, anche perché già nel 26 probabilmente i progressi tecnologici c'era la possibilità di produrre orologi a costi relativamente bassi, no? Quindi Hans Wilsdorf dice, vabbè, ok, faccio, per quanto riguarda marchio Rolex, li produco con alte finiture, quindi li faccio costare di più. Invece sfrutto le tecnologie di oggi per produrre orologi meno importanti, però per far questo invento e lancio un nuovo marchio che era Tudor, che poi adesso sinceramente tanto l'idea di marchio di orologio economico non ce l'ha più, non ce l'ha più, d'accordo. Bella la finitura che Roberto mi ha definito a griglietta.
È vero o no? Fammi vedere un attimo che abbiamo fatto le prove di ripresa prima, no? Con questo orologio mi dice prendi quello che ha il quadrante griglietta. E invece questa finitura è una finitura guilloché, è una guilloché anidotape, che è una finitura particolare che una volta veniva realizzata a mano, eccetera. Ritiriamo, acciaio oro rosa, bello, 42 mm di diametro, 40 mm, un bel padellone. E poi invece c'era questo Oyster, e questo è cos'è, il 116-200, no, 114-200, è un po' quello che ha sostituito l'Air King, qui la richiesta era 6.800, confermiamo, scatola garanzia, 36 mm Super Oyster, quello che se avesse il quadrante Tiffany sarei qua a proporre 25.000 euro, no? In realtà questi Super Oyster sono stati una produzione caratterizzata dalla diversità di colori di quadranti, no? Questo è un classico nero, ma si può avere il verde, il rosso, il Tiffany, eccetera. E il valore di questi orologi è in relazione, o meglio, il valore, la reperibilità di questi orologi è in relazione al quadrante. Molto ricercati sono i colori pastello, rosso, giallo, pare faccia, no, giallo no, credo faccia rosso, verde. Il nero, il Tiffany, boh, non mi ricordo adesso se ne facciano altri, perché sono più le donne attente a queste cose. E chiaramente se cercate certi quadranti, certi colori sono rarissimi, ricercatissimi, quindi non si trova. Il nero invece è abbastanza, insomma, difatti, insomma, la richiesta è 6-8, che è poco più del listino. Non è certo una richiesta enorme. Il Tiffany, ripeto, stesso orologio con quante Tiffany, metteteci un 1 davanti, o un 2 forse, perché a meno di 17-18 mila euro non lo trovi. Se lo trovi, ritiriamolo, ritiriamolo, anche il Super Oyster, che ha sostituito, dicevo, l'Air King. Poi, dunque, andiamo ancora. Eccolo qua, quello che è arrivato. Ultima, questa è un'altra delle novità. Poi ne abbiamo ancora una da far vedere. Novità, in questa rassegna. Questa è una novità. Questo è un Monaco. Tra l'altro, il Monaco, devo dire, è un modello che è molto ricercato ultimamente. Stranamente, ne abbiamo trovati un 5 o 6 in questo ultimo periodo e sono stati venduti abbastanza presto e abbiamo ancora richieste per questi modelli. Ne abbiamo due di Monaco, questo che è il calibro 12, ultima generazione, quello con vetro zaffiro e appunto il calibro 12 di manifattura, la cui richiesta è 4.200. E scatola garanzia, c'è tutto e le condizioni sono, devo dire, pari a nuovo. Adesso volevo vedere l'interno del cinturino che è un po' la cartina al tornasole, dello stato di conservazione. Insomma, vedete che è segnato, d'accordo, ma nemmeno tanto, nemmeno poi tanto l'interno. Cinturino che cambiamo comunque, no? Poi, insomma, quando ve lo do, questo cronografo, sarà equipaggiato con il cinturino nuovo. Adesso non ho ancora avuto il tempo di cambiarlo. E questa è la versione ultima, con vetro zaffiro e calibro 12, appunto. Monaco, che ricordo, ha un valore storico come orologio, è stato uno dei primi orologi ad essere equipaggiati con il movimento cronografico automatico integrato, il famoso Chronomatic, realizzato poco prima dello Zenith Primero. Mi pare lo Zenith Primero era del 68-69, questo è uscito nel 67, ed era un movimento, non questo, il Chronomatic è uscito nel 67, qualche anno prima, ed era un movimento realizzato da una cordata di quattro aziende, tra cui la Breitling, la Heuer, appunto, poi c'era Lauritz Coste e la Dodan, se non sbaglio. Oggi a noi, nomi a noi sconosciuti, ma invece gli intenditori di orologi sanno benissimo di cosa sto parlando quando dico Lauritz Coste, Dodan, eccetera. Tavan, insomma, sono tutti nomi altisonanti per quanto riguarda il mondo dell'orologeria, però di aziende che sono state protagoniste fino al 950-960, poi hanno un po' così perso. L'orologio è nuovo,
Ritira, vai, ritira, ritira, ritira. Corriamo con dei jazz d'oro, vi ho parlato di qualche dei jazz che ci sarà, questo è quello d'oro, quello per cui chiediamo 16 e 8. Oh, ma che segnaccio che c'è, c'è un segnaccio, aspetta che lo togliamo. E beh, questo è un orologio dall'innegabile fascino, oltre che prestigio. Orologio, tra l'altro, non più in produzione perché la linea dei Just non prevede, se non l'acciaio oro, non prevede più linee in oro. In oro fanno solo dei date, che tanto per dire, così, un termine di paragone a listini che sono intorno ai 35-36 mila euro, non dei date. Dei Just acciaio oro mi pare siamo intorno ai 13-14 mila euro come listino, quindi stiamo, quando chiediamo 16,8 di questo, che è un 2000 scatola garanzia, ecco adesso vi faccio vedere lo stato di conservazione che è pari al nuovo, a parte qualche ditata che magari ha, che non gli ho ancora tolto, mannaggia, vabbè, e devo fare tutto da solo, oggi mi hanno abbandonato, ebbene, 16,8 poi alla fine sono una cifra nemmeno tanta scandalosa, con i tempi che corrono per i Rolex, sinceramente. E poi questo è equipaggiato di scatola, garanzia, c'è tutto. Indubbiamente è un orologio non quotidiano, non da indossare tutti i giorni, oddio, perché no? Si può anche fare, ma magari. Però, a mio avviso, per chi lo può permettere, si può permettere un pezzo del genere nella collezione, non guasta, non guasta. Poi col quadrante bianco, devo dire, ha davvero un fascino particolare, quadrante bianco smalto e gli indici barretta, bellissimo, davvero. Ritiriamolo il dei Just d'oro, dei Just d'oro, poi andiamo avanti col Pascià. E il Pascià Plongeur, quello tra l'altro braccialato, aspetta un attimo che, che non faccio la figura che ho fatto con il Dayjust d'oro, pieno di ditate, vediamo un po' se riusciamo a togliere le ditate, vediamo, vediamo. Qui la richiesta era 3,2, è un corredato, scatola garanzia, Plongeur 38 mm automatico, orologio assolutamente adatto ad un utilizzo acquatico, ci potete fare il bagno. In pratica è come un Submariner, come un Submariner, molto più raffinato ed elegante del Submariner, devo dire, no? Perché è inutile negare che le linee sono più dolci. Quanto? 3 minuti? Accidenti, potevi dirmelo un po' prima, 3 minuti mi dici, me ne... Vabbè, vabbè, vabbè. Ritiriamolo anche il Pascià. Che volevo farvi vedere invece una novità, che è arrivata da poco, che è questo Zenith Prime, questo è arrivato davvero questa settimana, la scorsa settimana, adesso io l'ho equipaggiato con un cinturino che mi piaceva, applicato. Questo è uno Zenith Primero con il calibro del 420, carica manuale, l'HV, Land Winding, no? Carica manuale. Lo stesso movimento Primero, sempre con il calibro che oscilla. O meglio, il bilanciere che oscilla a 36.000 altezze all'ora, però carica manuale, che comunque è dà un sapore più classico al cronografo, che ricordate, il cronografo come orologio deve essere carica manuale. I puristi considerano il cronografo un orologio che deve essere carica manuale, perché nasce come strumento di lavoro e quindi era uno strumento che andava caricato, non serviva. La ricarica non doveva essere portato necessariamente al polso, eccetera, no? Il cronografo serviva a misurare tempi brevi e aveva molto spesso con la scala tachimetrica appunto un utilizzo professionale importante, no? Misurava i tempi di produzione, no? Tanto per fare un esempio, se noi facciamo partire il crono, adesso l'orologio credo sia spento, sia scarico e non parte, però ci provo lo stesso, no? Poverino, un po' di carica ce l'ha. Ebbene, noi facciamo partire il cronografo, no? Intanto c'è un operaio che per esempio sta lavorando ad un utensile, no? Per la produzione di un pezzo, no? Noi facciamo andare avanti il cronografo fino a che non, lo facevano questo gli ingegneri dei tempi metodi negli anni 50, fino a che l'operaio non finisce di lavorare il pezzo. Ora facciamo finta che l'operaio abbia finito in questo momento, io fermo il cronografo. Se vado a leggere il valore,
dove si è fermata la lancetta, stringi un po', che facciamo un piccolo esempio di come venivano usati i cronografi al massimo, ecco. Vabbè, lì, ecco, il valore della scala tachimetrica mi dà 120, non so se si legge, sì, si legge che mi dà 120. Cosa voleva dire? Voleva dire che questo operaio stava lavorando ad un ritmo di 120 pezzi l'ora prodotti, no? Quindi questo è così un piccolo esempio per spiegare a cosa serviva la scala tachimetrica, no? Quindi il cronografo aveva un davvero utilizzo professionale. Qui la richiesta è 2003 e ve lo diamo revisionato con un anno di garanzia. Eccolo qua il particolare, lasciato vedere dall'oblò trasparente del calibro 420, che altro non è che uno Zenith, il Primera, il calibro 400, a cui hanno asportato la massa oscillante. Ritiriamolo, abbiamo pochi minuti, quindi intanto che ci facciamo gli auguri, vi faccio così, vi faccio una carrellata, dai, di quello che non ho fatto vedere oggi, anche perché ero da solo, senza l'ausilio di aiutanti di campo, e quindi insomma ho fatto quello che ho potuto, ho fatto quello che ho potuto, quindi tanti orologi mi sono rimasti fuori, adesso cercherò di metterli a mo' di bancarella e così ricordare a chi ci segue che ci sono ancora, che sono così proposti, ancora in vendita, eccetera, no? E guarda un po', fammi un po' una carrellata di quelli che non siamo riusciti a far vedere, mannaggia, a Sara, che è andata a Barcellona, cosa c'è andata a fare a Barcellona? Poi non poteva stare qua con suo zietto, no, deve andare a Barcellona col fidanzato, preferiscono i fidanzati agli zii, che gente, proprio la gioventù d'oggi non è più raccomandabile. Comunque ce li guardiamo lo stesso, dai, questo è il Vacheron l'Overseas Crono, poi dietro abbiamo il date oro pelle, ancora l'oremondo, vammi sulle ore mondo, su questo qua, questo è l'oremondo della Patek Philippe 5110, oro rosa, orologio da investimento, che tra l'altro in questi ultimi tempi secondo me bisogna spostare l'attenzione verso questi pezzi, Poi mi pare abbissimo qua centralmente, fammi vedere questo Explorer 2 che è nuovo, è un dicembre 2022, questo 126 570 dicembre 2022, quindi appena nato questo orologio, appena uscito dal concessionario. La richiesta è abbastanza interessante. Poi c'è anche un alla sua sinistra o destra, che dir si voglia, abbiamo un 16610 su Marine, insomma, questi. E poi il Daytona, l'abbiamo visto il Daytona, questo qua, eccolo qua, questo è ancora qua, ci sono un sacco di pretendenti, vediamo se poi si maturerà qualcosa, su questo 16518, che poi in realtà questo è un orologio particolare, perché ha scatto la garanzia è marcata 98, ma a mio avviso è stata datata in ritardo, perché era una garanzia in bianco, poi l'orologio è stato venduto nel 98, perché l'orologio è del 91, il seriale X è del 91. Quindi ancora abbiamo esaurito il tempo, io davvero vi faccio tanti auguri a tutti coloro i quali ci seguono, i nostri amici. Buon 2022 a voi, famiglia, chi ce l'ha, chi non ce l'ha, un augurio davvero di un buon 2022, sincero a tutti. E noi ci vediamo sabato prossimo, come sempre, adesso non so, ma credo sabato prossimo sia... dovremmo esserci, non ci sono problemi, vero Roby? Sabato prossimo ci siamo, no? Non abbiamo problemi, quindi ci rivedremo sabato prossimo con un'altra carrellata di orologi. Buon anno a tutti, arrivederci.